tennista, insomma, una partita preparata, mi sembra, in maniera pressoché perfetta. Avete aggredito il Palazzolo nei primi minuti, insomma, una mezz'ora quasi impeccabile, due gol su calcio d'angolo, ecco, però insomma, queste partite così difficili, così complesse, vanno approcciate così, e voi l'avete fatto, direi, molto bene. C'è stato qualche momento di sofferenza, ma inevitabile, però nel complesso direi un grande Desenzano. Sì, oggi abbiamo fatto una grande partita, direi, contro un grande avversario. I ragazzi sono stati bene in campo, hanno tenuto le distanze giuste, hanno palleggiato, hanno aggredito la partita, e penso che sia un risultato meritato. Complimenti ai ragazzi e a tutti quanti, anche quelli che erano in tribuna o che non hanno giocato. È un premio per questi ragazzi che stanno dimostrando quanto ci tengono a fare bene e quanto vogliono dimostrare il loro valore. Due gol dei difensori e una parata del portiere sul rigore, che sembra quasi la difesa oggi abbia voluto fare un po' la protagonista, passare in queste terre. Ma sì, meno male, ogni tanto anche loro hanno fatto gol, però ci sono anche altri presupposti per fare altri gol con altri giocatori, e devo dire che sono stati bene in campo e sono contento per questi ragazzi che ci tenevano a venire qua e fare una grande impresa, come abbiamo già fatto in altre occasioni, e adesso ci vediamo in questo momento. Abbiamo ancora, mi devono supportare un'altra settimana, però sono contento di stare insieme a loro, e ci vediamo questa settimana nel miglior modo possibile per andare a affrontare una partita difficile e delicata, che non sappiamo ancora chi è l'avversario. Ecco mister, una riflessione, insomma, che mi viene vedendo la prestazione positiva da parte di tutti, però ecco, i più giovani anche in campo, i 2004-2005, hanno fatto un'ottima partita. Mi sembra che questa squadra nell'arco del girone di ritorno di questo percorso così positivo abbia visto la maturazione anche dei più giovani. È stato proprio un gruppo che è cresciuto passo dopo passo. Sì, direi proprio di sì, ma il merito è sicuramente dei più vecchi che li hanno aiutati a crescere. I giovani hanno dato il loro contributo. A me quello che mi preme è più dire che da quando sono arrivato ho visto una crescita in qualsiasi giocatore, e quando c'è stato dove abbiamo sbagliato qualche partita ci è servita la lezione per migliorare gli errori che abbiamo commesso, e non ho più aggettivi per fare i complimenti a questo gruppo eccezionale. Vero che tu ieri alla vigilia non l'hai definito una sorta di derby, perché sono due città distanti, però è una sfida comunque tra Bresciana e la Veda Linda ancora voi per la terza volta. Questa cosa vi dà qualcosa in più emotivamente parlando, o era una partita chiunque ci fosse? Beh, sicuramente era una partita contro una squadra forte che era arrivata sopra di noi in classifica, e per noi è un motivo di orgoglio, soprattutto che abbiamo vinto due volte in campionato e abbiamo dato la dimostrazione, anche venendo qua con un pubblico importante, di avere fatto una grande prestazione su tutti i punti di vista.